Ciao ragazzi, qua Megozzo, come state? Spero tutti alla grande. Ben ritrovati in questo nuovo video della vita reale da calciatore con il nostro CR7. Ragazzi, attenzione perché nella vita di Cristiano Ronaldo stanno per succedere i problemi di donne. Perché ragazzi, quando un calciatore ha questi problemi, sono problemi. Allora, in questo video vi avevo già detto che era tornata Jasmine. Vi avevo lasciato con qualche video fa precedente dove si stava creando un divario enorme tra la coppia, quindi tra Giorgino e Cristiano Ronaldo, proprio per il ritorno della presenza di Jasmine. Ora vedremo Cristiano Ronaldo come gestirà la cosa, ma conoscendo il nostro Ronaldo so che si lascerà praticamente andare. Quindi ragazzi, per questo video io voglio che spolliciate, mi frega niente, mettete tantissimi mi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale e commentate il video, perché questo video ci riporterà dritti al passato, quando sono già successe certe cose un po' particolari. Quindi andiamo a vedere subito cosa succederà in questo video, quindi mi raccomando spolliciatelo a bomba. Stiamo guidando una Ferrari che sembra essere la stessa che abbiamo modificato con Ronaldo Junior, però attenzione ragazzi, è una Ferrari di una certa Giorgina. Beh, non serve a sto punto che vi dica chi è, di chi stiamo parlando, ragazzi, perché penso che abbiate capito che stiamo parlando proprio di Giorgina, la compagna di Cristiano Ronaldo, di cui già sapete che Cristiano gli ha regalato questa Ferrari proprio quando si sono fidanzati. Infatti è targata Giorgina ed è solo ed esclusivamente sua. Allora ragazzi, siamo qui perché siamo venuti a prendere Ronaldo Junior, perché Cristiano ci ha chiesto di fare delle commissioni. Solitamente è lui che esce, ma c'è questo problema perché abbiamo appunto Jasmine in casa e io giuro ragazzi che l'ammazzo. Cioè adesso in questo video mi trasformo in una ragazza e c'ho il girl power. Cioè adesso spacco tutto, cioè con Giorgina spacca tutto ragazzi. Quindi siccome non so bene cosa Ronaldo abbia in mente, qual è un mascalzone, ci dobbiamo muovere. Ok, Ronaldo Junior è laggiù, direi che possiamo andare ad avvisarlo che siamo arrivate. Ragazzi e soprattutto ragazzi, io e Giorgina vi ricordiamo che potete seguirmi su Instagram, dato che Giorgina va, che potete trovare sia qui che in descrizione. Fate come lei che mi viene a seguire e mi raccomando, perché lei è una brava ragazza, mi raccomando, basta che cercate chiocciola Real Anthony, mi venite a seguire ragazzi, ci mettete solo 2 secondi e potete rimanere aggiornati su tutte quante le novità e anche su di me. Quindi mi raccomando, se siete dei veri fan, venitemi a seguire che ci conto tantissimo. Bene, allora direi che abbiamo perso già fin troppo tempo con le ciance. Andiamo a prendere Ronaldo Junior. Ronaldo Junior, avete finito di giocare? Dicevano che avevano una partita a calcio. Ragazzi, avete finito? Sembra che stiano discutendo. Penso che abbiano fatto un 3 contro 3 e l'amico di Ronaldo Junior sta dicendo che le squadre non erano calibrate bene ed erano squilibrate, si stanno incazzando, dicono che devono ripetere la partita. Ragazzi, io ho fretta, la ripetete un'altra volta. Ronaldo Junior? Ronaldo Junior fila subito in macchina. Ronaldo Junior penso che abbia capito. Ciao Albert, ciao ragazzi, è stato un piacere, volete un passaggio? Ah no, giusto, siamo con la Ferrari, solo 2 posti. Dai Ronaldo Junior, andiamo. Oggi sono nervosa ragazzi, Giorgina è nervosa, guardate che faccia. Io spero che Ronaldo Junior mi faccia incazzare, perché secondo me l'ha capito Ronaldo Junior che sono incazzata, infatti sta venendo appresso. Allora ragazzi, io vorrei farmi una camminata, ma veramente penso che Ronaldo, cioè non mi fido a lasciare quei due da soli a casa. Poi Ronaldo ha detto dai diamole cioè ospitiamola per almeno un po', perché poverina. Io ragazzi sono gelosa e incazzata, ci sta Ronaldo Junior? Ma perché quel bambino è nato scemo? Io me lo sto chiedendo. Cioè, non gli piaceva scavalcare, è dovuto scavalcare per forza da lì. Dai, Ronaldo Junior, muoviti. Ho proprio un brutto presentimento. E quando le donne hanno quei brutti presentimenti, solitamente sono veri. Sali in macchina, Ronaldo Junior, dove vai? Mo ti mettevano sotto, mo lo mettevano sotto. Ah, questo bambino, come faccio io senza di te, Ronaldo Junior? Mi fai davvero incazzare, lo sai? Ah, vabbè. Bene, ragazzi, siamo con la Ferrari di Jasmine. E ora, scusate, ho avuto un déjà vu. Siamo con la Ferrari di Giorgina. Era di tornare proprio a casa slittando dopo aver preso Ronaldo Junior dalla sua partita con gli amici, perché io non mi fido di Cristiano Ronaldo. Stai ragazza lascerebbe da sola il proprio uomo con un altro tipo. Ma stiamo a scherzare. Ora capisco Ronaldo da chi ha preso da Giorgina. Ecco ragazzi, non so cosa sta succedendo, ma Giorgina si sente molto preoccupata in merito. Non sta manco rispettando i semafori, ma sta andando pure contro mano come se non bastasse. Piano Giorgina, vai piano. Ragazzi, Giorgina si sta incazzando. Ma poi con che maestria? Anzi, frena Giorgina, se spacchi tutto. Ragazzi, dobbiamo subito parcheggiare, perché io penso che Cristiano Ronaldo ci stia nascondendo qualcosa. Non vorrei trovare brutte sorprese. Ronaldo Junior, aspetta in macchina, non venire. Ora giuro ragazzi che se sta succedendo qualcosa, Giorgina si incazza e diventa Satana. Ronaldo Junior, non è che ti aspetta in macchina. Potresti vedere cose che non sono
Giusta per la tua età, anche se, oddio, da quello che mi ha raccontato tuo padre sei peggio del diavolo. Vabbè, non ci sono manco le guardie stamattina, quindi non potevo manco chiedere a loro. Cristiano? Hola? Hola, chico! C'è solo il pilota? Ma guarda caso, Cristiano non c'è. Ah, l'ho capito, Ronaldo Junior, che devi aspettare fuori. Ah, meno male. Ronaldo? Ok ragazzi, Cristiano Ronaldo non c'è da queste parti, la cosa mi sospettisce molto. Forse nel giardino. Andiamo a vedere nel giardino. Ronaldo Junior, vedi se trovi Ronaldo? Beh, un favore ho chiesto a Ronaldo Junior, lo dovrà fare. Cristiano, sei qui? Dov'è il cane? Forse il cane me lo trova Ronaldo, non ne ho idea. Vedete, sento Cristiano Ronaldo che boh, sta facendo dei suoni strani, cioè, sembra come se si stia sforzando. Ma a volte si sta allenando in palestra, ma la palestra è da quella parte, non da qua. Oddio, cosa... Ragazzi, ma vedo bene? Ah, sta facendo dei piegamenti sul letto, ma... No, aspettate, sta facendo dei piegamenti sul letto, ma c'è un'altra persona sotto. Oh mio... Giorgina, non aprire quella porta! Non entrare! Non entrate, ve lo consiglio! Oh mamma... Guarda. Non voglio guardare. Oddio. Ecco. Questo è quello che intendevo. Allora, non riesco a capire se sta facendo i piegamenti oppure mi sta tradendo con la tipa che sembra sia sedata. Non so cosa le hanno fatto. Ma certo, è una soluzione. Cristiano Ronaldo! Dove ho messo quella mazza? Smettila! Che fai? Madonna, ho picchiato Jasmine! Alzatevi, brutti schifosi, è così che fai? Io da prendere Ronaldo Junior. Ronaldo è rimasto praticamente di sasso perché lo sto per distruggere. Ronaldo, io voglio sapere perché stai facendo. Dove è andata quella scorfana? Vabbè, non mi interessa. Cosa stai facendo con quella Befana? Io voglio sapere adesso, porca miseria. Cioè, questo è il modo di trattare tua moglie che ti ha supportato quando hai perso in Champions League, porca miseria. Guarda, Cristiano, io sono senza parole, non me l'aspettavo una cosa del genere da te. Sto ancora aspettando le tue scuse. Io avevo detto che era una cattiva idea far venire quella Befana lì. Ancora tu! Ancora tu! Guarda che ti sciolgo, Ti mando all'ospedale, Madonna! Madonna! Ti mando all'ospedale, Jasmine, te lo giuro, guarda che questa volta non sto scherzando. Madonna, ragazzi, la sta distruggendo! Oddio, Jasmine! Ragazzi, la sta distruggendo! Oh, mamma! Jasmine, fermati! Giorgina, fermati, la stai spaccando, la mandi all'ospedale, la uccidi! Ancora sei viva? Non è che siccome fai palestra sei immortale! Pam! Ronaldo Junior, mi raccomando, non intervenire, Questa è una cosa tra mamma e papà. E quella scorfana. No, no, ragazzi. Ronaldo è mio. E tu non lo devi toccare. Madonna! Ragazzi, la sta scassando di mazzate. Ha perso un po' di sangue, Giorgina. E cioè, Jasmine. E cioè, non sto capendo un cazzo manco io, sinceramente. Basta, Giorgina, così la ammazzi. Oh, e stai fuori, devo parlare con mio marito. Allora, Cristiano? O mi spieghi che è successo? Hai avuto un momento di debolezza, questo avevo capito. Se no, giuro che picchio anche te. Non sto scherzando, ragazzi. Te lo dico con le buone, già ti sei fatto un mega lividazzo sul braccio. Ora te lo faccio sulla testa. Bam! Madonna, sul fianco! Madonna! Stai a giù, stai a terra. Ok, ora il colpo di grazia. Giorgina, dagli il colpo di grazia. Mo! Sciolta! Ancora! Si alza ancora! Oddio, hai evitato il colpo! Bam! Stai giù! E anche tu! Sei cattivo! Che c'entra Ronaldo? Cioè, oddio, ora si tipo si equalizzano. Levati! Ha lisciato. Levati! Ah! Oh, ok, due con un colpo, vai così! Oh, e stai a terra. Asmi non risponde, l'ha sciolta. Ora mi spieghi perché voi due stavate a letto. No, non dire che l'abbiamo fatto male per chiamare l'ambulanza. Cioè, ragazzi, è tutto giustificato questo, almeno per una donna, le donne sono così. Allora, ragazzi, chiamiamo il 911 perché mi sa che... Jasmine ha letteralmente perso i sensi e Giorgina l'ha completamente scofanata, l'ha devastata. Sì, ora chiamiamo un'ambulanza. Ronaldo dice che non è questo il modo di risolvere le cose. Lui dice che noi siamo i primi a dire che la violenza non si usa. Sì, ma qua è una questione tra donne, ragazzi. E questa aveva già scassato. Sì, un'ambulanza. No, ne voglio sapere, addio. È impazzita. Ragazzi, Giorgina è impazzita. Complimenti, hai stordito Cristiano Ronaldo. Non sono riusciti i calciatori, ci sei riuscita tu. Giuro che ti stacco tutto, Ronaldo, così vediamo se mi tradisce ancora. Ecco. Allora, abbiamo una che è completamente scofanata, distrutta, l'altro che è svenuto. Perfetto. E sta arrivando l'ambulanza, ora pensando che sono un assassino.
Ragazzi, è arrivato un paramedico che ci sta chiedendo la situazione, cosa è successo. Cristiano si è ripreso e niente, gli ho detto che l'ho picchiata perché situazioni sentimentali. E sono andato che le è uscito un po' di sangue ed è rimasta così con la bocca aperta. E io spero che non sia morta perché Giorgina tu letteralmente è sciolta, cioè gli ha tirato un sacco di legnate sulla testa e sui fianchi. Fanno male, ma male, cioè il rischio di fare emorragia interna. E qui è più esterna che interna. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bellissimo mi piace. Abbiamo distrutto Jasmine perché sta facendo la cascamorta con Ronaldo. Anzi, abbiamo proprio colto in flagrante mentre Cristiano si è scusato dicendo no, sto facendo dei piegamenti. Quelli non erano piegamenti, era tutto fuorché dei piegamenti. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e ditemi nei commenti cosa dovrà succedere ancora tra Jasmine e Giorgina, perché no, io spero, non so se Jasmine sopravviverà a questa cosa o se si vendicherà. Questo direte voi nei commenti. Vi ricordo di seguirmi su Instagram che trovate qui in descrizione, basta che cercate @RealAnthony, mi seguite, ci mettete solo 2 secondi, mi raccomando, siete veri fan, fatelo che vi aspetto, così vi posso salutare. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video. Cristiano Ronaldo, stai in guardia che ti spacco di botte anche a te. Giorgina è pazza, non la ferma più nessuno. Noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video qua a Megozzo. E bella per tutti quanti. Ciao!